The New Stories. La tua informazione libera. Un terribile crimine è avvenuto in Brasile, dove Sandra Maria dos Santos Carvalho, 58 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Salvador, Bahia. Il suo corpo presentava ferite multiple da coltello e una mano mozzata. Il figlio, José Nathan Carvalho, 21 anni, è stato arrestato poco dopo la scoperta. Durante l'udienza, José Nathan Carvalho ha confessato di aver ucciso sua madre tagliandole il collo e amputandole la mano con l'intento di accedere al suo conto bancario tramite la funzione touchless. Ha affermato di voler usare le impronte digitali per prelevare dal bancomat. Il giudice Leandro Florencio Rocha de Araujo ha confermato questa ammissione. Carvalho ha sostenuto che l'omicidio fosse parte di un rituale di magia nera in risposta a un presunto rituale contro di lui effettuato dalla madre. Il corpo di Sandra è stato trovato coperto da un lenzuolo e un asciugamano, dopo che un cugino di José Nathan ha scoperto il cadavere percependo un forte odore proveniente dalla casa. La polizia ha riferito che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, suggerendo che l'omicidio fosse avvenuto giorni prima. Le autorità stanno indagando sul caso tramite il Dipartimento di Omicidi e Protezione Personale di Salvador. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.